Fratelli e sorelle, benvenuti in questa nuova puntata di testimonianza con un caro amico di Marivision, un telespettatore che ci segue da tantissimo tempo, che ha una sua esperienza, che ha un suo dire, vuole parlare di Dio e del suo modo di sentirlo, conoscerlo, averlo conosciuto. Le persone che hanno contribuito nella sua vita affinché la sua conversione fosse così importante, così determinante. Una persona che si chiama Gelmino Furini, che ringrazio di essere con me in collegamento telefonico. Buonasera, Gelmino. Buonasera Sabina. Buonasera. Allora, presentati tu, Gelmino. Dici tu Va chi bene. sei. Allora, mi chiamo Gelmino Furini, ho 67 anni, abito a Verona, sono sposato con Denise, abbiamo 4 figli, pensionato, ex bancario. E sono un aspirante cristiano, faccio un cammino di fede da tanti anni e adesso che sono in pensione, diciamo nel tempo libero, siccome mi considero un comunicatore, quando leggo qualcosa di fede che mi colpisce, qualche scritto, qualche omelia, così, cosa faccio? Faccio la sintesi. Mi considero un gran copione. Io faccio copia e incolla, taglia, cuci, sintetizzo pensieri di fede che mi colpiscono e poi li metto, diciamo, li giro così su WhatsApp, eccetera, perché magari possono aiutare anche gli altri, diciamo, nella nostra vita quotidiana, ecco. E alcuni di questi pensieri sono legati al nostro parroco, al nostro caro Don Egidio. Don Egidio, ed è proprio la figura di cui oggi parleremo un po' più abbondantemente, poi magari Esatto. approfondiamo anche alcune tue riflessioni. La figura di Don Egidio è legata particolarmente al tuo momento di conversione, giusto? Sì. Allora, chi è Don Egidio intanto? Allora, Don Egidio era il parroco della nostra parrocchia di San Pietro Apostolo di Verona, è stato parroco per tantissimi anni, 40 anni, cioè il fondatore della parrocchia. E poi, quando è andato in pensione, al compimento, diciamo, dei 75 anni, nel 2002, ha comunque servito la parrocchia fino alla sua morte. 5 anni fa è morto a 92 anni nel 2019 ed è stato per me e per molti un padre nella fede, un pastore, una guida, era un grande oratore, diciamo. E anche una madre perché accoglieva tutti. Quando celebrava la messa, molto spesso io ho registrato col cellulare le sue omelie. Poi me le ascoltavo e quelle che mi hanno colpito, appunto, le ho sintetizzate in spunti di riflessione che sono per me molto importanti, ecco. E ho presentato a voi anche un piccolo video del discorso fatto alla fine del suo funerale, che a me ha colpito molto, che è un po' la sintesi, il suo profilo, che fa vedere un po' non quello che ha fatto Egidio, ma l'apertura che ha avuto Egidio all'azione dello Spirito. E che quindi attraverso Egidio Dio ha fatto, perché adesso questo video lo metterete in onda, ma a me commuove, mi viene anche da piangere, perché l'ho vissuto anche in prima persona naturalmente. E quindi diciamo che questa trasmissione Vuole vorrei proprio che ricordare in fosse particolare dedicata ad questa. Don Sì, Egidio. noi l'abbiamo accolto molto volentieri questa tua richiesta, anche perché tu sai, testimonianze è fatta come rubrica di vostre esperienze, le esperienze dei nostri telespettatori o di coloro che ci comunicano una conversione importante, una decisione importante, un momento importante che ovviamente determina poi il cambiamento della vita in Cristo, verso Cristo, in un cammino spirituale che tutti noi quotidianamente nella nostra velleità, come hai detto tu prima, di essere cristiani, noi cerchiamo di esserlo con tutti i nostri limiti.
Allora, la figura di Don Egidio è stata approfondita da noi, diciamo, di Maria Visione, attraverso questo video che tu ci hai mandato. È un video del funerale di Don Egidio, quindi 5 anni fa, e a parlare è tuo cognato Hadley Taylor, dico bene? Perché evidentemente lo ha conosciuto bene, Eh anche beh, lui. insomma, facciamo lo stesso cammino di fede. È un padre di famiglia numerosa, ha 8 figli e insomma, io l'avevo registrato e come dico, lo dirà anche il vescovo alla fine, è una cosa da far conoscere. Poi Bene. diciamo, siamo tutti diversi, abbiamo tutti una spiritualità diversa, però per me è stato molto importante, come anche, e vi confido anche una cosa, mio cognato mi ha detto che prima di scriverlo ha pregato, ha chiesto l'aiuto, l'assistenza di Don Egidio, insomma, si è messo a pregare. Per me Quindi questa è una cosa fondamentale perché quando uno prega, quando uno si mette in ricerca di Dio, certo. poi le cose vanno bene e se non vanno bene uno ha lo spirito per accettarle. Quindi è una cosa importantissima mettersi in ricerca di Dio prima di fare una cosa, prima di fare una cosa importante, prima di fare un discorso. È proprio così, hai ragione. Lo diceva pure sempre il mio padre spirituale, prima di fare una cosa, soprattutto una cosa in cui c'è bisogno di discernimento, comunque della presenza del Signore, invoca lo Spirito Santo. Bene, allora noi abbiamo suddiviso il video perché è un video un po' più lungo, è di 8 minuti, quindi ascoltiamo intanto i primi 4 minuti. Prego la regia. D'accordo. Ci hanno chiesto di scrivere, giustamente per non perdersi. Don Egidio ha davvero amato Gesù Cristo. L'ha servito con la costanza del servo fedele, trasmettendo agli altri la fede che lo sorreggeva, con la più grande misericordia, ma sempre nella verità. Come lui stesso ha raccontato più volte, quando è arrivata la contestazione giovanile negli anni 70, la sua preoccupazione pastorale è stata di provare tutte le strade che gli sembrava provenissero dal Signore. Ha avvicinato tutti i movimenti e esperienze ecclesiali di fama di allora, andandone a cercare i fondatori dove era possibile, o persone che ne conoscessero appieno il carisma, e li invitava in parrocchia, a conferenze o incontri che proponeva a tutti: Focolarini, Carlo Carretto, la comunità di Sant'Egidio, Comunione e Liberazione, Rinnovamento nello Spirito, Comunità Neocatecumenali, Equipe di Notre Dame, Opus Dei e altri. Si è aperto alla collaborazione dei laici, diventando un esempio per tanti, diventando una parrocchia pilota, lasciando che lo spirito soffiasse dove voleva, ma esercitando sempre un grande discernimento su ogni realtà. Quando anche lui personalmente si è lasciato coinvolgere in un cammino di conversione, come lui stesso ha raccontato più volte, ha iniziato a portare in tutti i gruppi la sua esperienza, incentrando l'evangelizzazione sul kerygma che stava vivendo su di sé, cioè l'annuncio dell'amore di Dio attraverso la morte e risurrezione di Gesù Cristo, e attraverso il dono dello Spirito Santo donato a tutti gli uomini, anche ai peccatori. Ogni anno iniziava gruppi parrocchiali nuovi, soprattutto con i genitori dei bambini che facevano la prima comunione, i quali con le sue catechesi andavano avanti per anni. C'è ancora oggi il gruppo delle comunioni del 1982, o con i gruppi biblici per l'approfondimento della parola. Ma dava tanto spazio anche all'attività dei curati, come diceva Don Renzo, e dei laici, come gli scout che in parrocchia si sono sviluppati a tutti i livelli, gruppi adolescenti, il coro parrocchiale, gruppi di preghiera nelle case o tutte le associazioni di attività assistenziale. Abbiamo ancora l'elenco telefonico dei gruppi parrocchiali dove ne abbiamo contati 49 contemporanei. Ha introdotto come antesignano la veglia pasquale, notturna, nella quale ha cercato di sempre di far collaborare e partecipare tutti i gruppi e tutti i parrocchiani. Era un uomo di Dio che esercitava grande autorità, ma con umanità e delicatezza. Nel consiglio pastorale, ad esempio, non voleva imporre la sua volontà come dall'alto. Esprimeva le sue opinioni con grande convinzione, poi mettendo sempre le decisioni ai voti. Letteralmente migliaia di persone in parrocchia hanno avuto un rapporto personale con lui. Ogni anno percorreva il quartiere per benedire le case, bussando a ogni singola famiglia della parrocchia, dove spesso si fermava per lunghi dialoghi in cui portava sempre Gesù Cristo,
annunciando l'amore di Dio, calandolo nei particolari della vita concreta. Le persone parrocchiane e non, perché la sua fama si diffondeva, andavano a cercarlo tutti i giorni, a tutte le ore. E lui si spendeva sempre. Non ho mai sentito che abbia chiuso la porta a qualcuno. Beneficava tutti con la parola di Dio, con la sapienza, invitando a non giudicare, infondendo fiducia nella provvidenza, illuminando la strada che Dio stava tracciando nella situazione personale, specifica, di chi si trovava davanti. Sempre con infinita delicatezza, con grande misericordia, dicendo anche la verità sul peccato, sulle sue conseguenze, ma fasciando poi con l'amore di Dio. Il tempo libero lo passava spendendo i suoi pochi denari con i meno abbienti, portandoli in giro la domenica o nei giorni di festa, scegliendo loro per trascorrere il Natale, il Capodanno, la Pasqua, offrendo loro il pranzo, talvolta la cena. In vacanza andava con questi, in giro per l'Italia, ma anche per l'Europa. Erano ex alcolizzati, ex drogati, persone disagiate di ogni genere. Sceglieva loro nel tempo libero. Beh, una figura veramente importante. Io vorrei, Gelmino, che tu ci descrivessi cos'era per te, chi è stato per te, ecco, che ci dessi la tua testimonianza di questo sacerdote santo, evidentemente santo. Allora, io ho conosciuto Don Esidio gli ultimi 25 anni della sua vita, cioè dal 94, perché mi sono sposato nel 94, io abitavo nella Bassa Veronese, vengo da un'altra provincia, diciamo, e invece mia moglie, mio cognato, mia suocera, eccetera, già da molti anni facevano questo cammino di fede nella parrocchia di San Pietro Apostolo. E quindi dal 94 fino al 2019, per circa 25 anni l'ho conosciuto, ogni sabato sera veniva a celebrare l'Eucaristia con noi, e quindi io mi sono nutrito della sua parola, che, come dicevo prima, era un grande oratore e veramente la faceva calare, cioè in modo sì, che te la faceva vivere, parlava proprio alla vita delle persone, come è stato detto un po' anche, era molto concreto, ecco. Era un uomo concreto, ecco. Tra le tue riflessioni, sì, io ho letto una prima riflessione che dice questo: Dio è la luce che illumina ogni uomo. In che modo Dio ammaestra ogni uomo? Attraverso la voce della coscienza, attraverso le scritture, la predicazione, attraverso la bellezza del creato, attraverso i fatti della vita e della storia. E a che cosa li ammaestra? Li ammaestra a distinguere il bene dal male, la verità dal falso, l'amore dall'egoismo. Li ammaestra a curare attraverso i fatti che il bene e la verità portano alla pace e alla gioia, e che il male, invece, la menzogna portano alla solitudine, alla disgregazione, alla disperazione. Ora, siccome l'uomo è libero, c'è chi si lascia ammaestrare e chi no, ma questo lo sa soltanto Dio, solo Dio conosce le segrete intenzioni degli uomini e nessuno di noi può giudicare. Ecco, in questa prima riflessione, quando poi ho ascoltato la testimonianza di tuo cognato, ho molto letto, visto, intravisto la figura proprio del tuo sacerdote, di Don Egidio, e in realtà anche di altri sacerdoti che ho personalmente conosciuto e che tanto si allineano a questa luce di ammaestrare. E in che modo farlo? Cioè, perlomeno per quale finalità? La distinzione tra bene e male, tra verità e falso. Sì. Tu quando l'hai scritta? Io l'ho scritta 5-6 anni fa, appunto c'è ancora la bobina, la registrazione, e sono omelie sue di circa 7-8 anni fa, insomma. E aveva 85-88 anni quando l'ha scritta, quindi capite bene che era lucidissimo e parlava proprio alla vita concreta per cercare di superare quello che è il divario tra fede e vita. E lui ha visto dei segni grandi anche nei laici, nelle persone, come ha detto mio cognato, e quindi diciamo si è lasciato impressionare. Ma vi racconto un fatto anche che lui raccontava spesso. Sì. Quando era un prete ancora giovane,
una famiglia che aveva un figlio scapestrato, scusatemi, mi viene anche da piangere, vabbè, andò da lui per chiedere aiuto, per chiedere a Don Egidio che parlasse con questo figlio per cercare di aiutare, insomma, così la famiglia. E lui parlò con questo ragazzo, uh-huh. E poi riferì alla famiglia e disse alla famiglia: guardate, non c'è niente da fare, vostro figlio è irrecuperabile. Vabbè, sono passati qualche anno e Egidio nella sua parrocchia chiamò una missione popolare, chiamò un'equipe che andassero a fare appunto catechesi così, e lui partecipò come ascoltatore a questa missione, raccontava sempre lui questo, diciamo successo tanti anni fa. Sì. E chi si trovò davanti che fece le catechesi a lui? Quel ragazzo. Allora dice: ho capito che anche altri che io pensavo che non fossero tanto convertiti, eccetera, Dio gli aveva toccato il cuore e mi ha superato. Ha detto: Dio, nella mia esperienza, quando frequentavo le comunità così, ho visto gente che mi ha superato nella fede, per dire. Che meraviglia. Guarda, leggo un altro passaggio, va bene? Sì, sì. Le vie della salvezza sono tante. Tutti i pagani che sono alla ricerca della verità, della giustizia, della bontà e seguono la voce della coscienza saranno salvati da Gesù. Gesù ha detto a Pietro e agli apostoli: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Gesù ha scelto persone come noi, li ha scelte lui Gesù, li ha scelti così. Dopo averli perdonati e riempiti del suo spirito, ha dato loro l'autorità di essere annunciatori del suo amore. Cari fratelli, la Chiesa non sta in piedi per le bravure dei suoi preti o dei suoi vescovi, ma sta in piedi per la potenza dell'amore di Gesù. È vero che la Chiesa ha bisogno di preti, ma di preti umili, sinceri, che si lasciano perdonare dal Signore per poi portare a tutti il perdono e misericordia. Ecco, quando leggo queste parole, non so se tu me lo puoi confermare, intravedo una figura di grande conoscenza dell'essere umano, prima ancora che di Dio. Sì, sì. È vero, cioè di una persona che evidentemente ha avuto tanto a che fare con tutta la tipologia dell'umanità, perché certo, l'umanità è varia, contraddistinta da persone come te che fanno un cammino, che cercano di essere al meglio, di fare il meglio, e persone che invece sopravvivono alle miserie, agli egoismi, alle depravazioni, alle umiliazioni, a seconda delle condizioni, delle dinamiche di vita in cui si ritrovano e delle circostanze in cui si ritrovano. Ecco, lui mi sembra una di quelle persone che ne ha conosciuti di ogni tipo, è così? Sì, sì, sì. Lui anche tutti gli anni andava a benedire le case e a quelli che anni prima, diciamo, aveva anche trattato un po' con sufficienza, perché era una persona molto colta, insomma, poi verrà detto, chiedeva anche perdono, questo ce l'ha detto lui. Sì. Per dire che il Signore l'ha illuminato anche sulla sua realtà, l'abbiamo appena sentito, cioè che la Chiesa ha bisogno di preti che riconoscono che anche loro hanno bisogno di conversione, eccetera, per poi portare questo annuncio di liberazione, del perdono dei peccati, che è quello che c'è scritto alla fine dei Vangeli, per poterlo portare agli altri. Esatto. Perché l'hanno sperimentato, esatto, loro nella loro vita, insomma. Mi ricorda tanto Padre Pio, proprio qualche giorno fa si è ricordato il trentennale della santificazione, della canonizzazione di Padre, sì, Pio. E lui diceva esattamente queste parole, Padre Pio, cioè l'importanza del sacerdote che sia obbediente, che sia umile e che sia sempre pronto ad accogliere anche il peggiore dei peccatori. Poi Padre Pio aveva i suoi doni, per cui li riconosceva immediatamente. Bene, io ascolterei la seconda parte del discorso che è stato fatto in commemorazione del sacerdote Don Egidio. Prego la regia. All'inizio di questa esperienza con queste persone
oltre 30 anni fa, aveva aiutato un uomo che lo aveva derubato e calunniato, il quale però aveva fatto danni anche ad altri della parrocchia. Credendo di fare bene, aveva pensato di allontanarlo, ma prima decise di riunirsi con pochi parrocchiani a pregare per chiedere discernimento al Signore. La parola di Dio quella sera lo folgorò. Capì che il Signore gli stava dicendo che gli aveva messo vicino quell'uomo perché lui si convertisse, non quell'uomo. Don Egidio immediatamente afferrò che doveva cambiare completamente strada, prese a seguirlo con tale dedizione e comprensione che un giorno quell'uomo si espresse così: «Caro Egidio, sei mio papà». Lo seguì fino alla morte, avvenuta pochi anni fa, grato sempre al Signore per quello strumento di Dio che lo aveva aperto personalmente verso gli ultimi. Don Egidio ha catechizzato fino all'ultimo, nell'equipe del cammino necatecumenale, in tutte le comunità della parrocchia. Dopo aver subito la frattura del femore, è tornato in parrocchia a oltre 90 anni, celebrando messa con la sua comunità ogni sabato finché ha potuto. Ci siamo dati il turno per andare da lui ogni giorno in questi ultimi mesi. Quando alcuni giorni fa sono andato a trovarlo, mi sono accostato al suo orecchio e gli ho chiesto: «Don Egidio, come stai? Sei in pace?» Lui, che era curvo sulla carrozzina, era molto curvo negli ultimi tempi, ha alzato la testa quasi interamente e, facendo sentire la sua voce, con un sorriso mi ha detto: «Sì, molto, molto». Aveva una positività straordinaria davanti ai fatti personali di ciascuno e anche ai suoi, ma sapeva piangere. Un giorno, a fianco ad un nostro fratello parrocchiano che aveva perso la moglie, rimanendo con 5 figli, si sedette con lui e piansero insieme. Crollasse il mondo, non perdeva mai il suo appuntamento con la preghiera. Non c'era verso che partisse la domenica per le sue scampagnate se prima non aveva pregato le lodi. I suoi parenti ci hanno raccontato che, appena ricevuta l'eredità dai genitori, la dilapidò, dando tutto ai bisognosi. Delle tante donazioni, tante, ricevute in questo quartiere benestante, inclusi appartamenti, non tenne nulla per sé, ma donò alle suore della parrocchia, o diede per l'accoglienza dei poveri, o per la cooperativa di lavoro che fondò. Ma sopra ogni cosa amava Gesù Cristo e fece scopo della sua vita la trasmissione della fede agli altri, con sincerità, con convinzione, con umiltà, con semplicità. Sebbene provenisse da condizioni umili, ebbe accesso, come diceva prima Don Renzo, ebbe accesso a grandi incarichi, come quando il vescovo, poi cardinale Urbani, gli propose di andare a Roma per seguire una carriera ecclesiale, ma rifiutò incarichi, onori, perché disse al suo vescovo: voleva fare il parroco. Io, tutti noi che l'abbiamo conosciuto, che abbiamo avuto il privilegio di godere dei frutti della sua fede, chiediamo al Signore che, come Eliseo vide Elia salire in cielo e fu esaudito, Don Egidio ci lasci un lembo del suo mantello, ci lasci la metà del suo spirito. Eh beh, bellissimo, ci lasci la metà del suo spirito, una bellissima espressione. Credo veramente che sia stato ispirato tuo cognato Adley. Sì, sì. 8 figli, mi dicevi. Sì. E tu quanti sì, sì. figli hai? 4. 4. Appartenete ad un cammino che è il cammino neocatecumenale. Sì, sì, sì. Da quanti anni? Io da una quarantina, ecco. Da tanto. Sì. Diciamo, il cammino, se posso dare la mia piccola esperienza, il cammino, adesso io non so chi ci sta ascoltando, chi sia in visione, quindi dico solo semplicemente che... Ma fai tranquillamente. Come? Fai tranquillamente. Sì, sì, è un mezzo, è come un'automobile, è un mezzo che la Chiesa ci fornisce per aiutarci ad andare verso Dio, a ricercare Dio, a incontrarlo nella nostra vita concreta, ed è un mezzo che è basato su un tripode, insomma, l'ascolto della parola di Dio, quindi i sacramenti, l'Eucaristia, e una volta al mese un incontro, diciamo, comunitario. Si passa un giorno insieme, un piccolo ritiro in cui appunto ci si scambia le esperienze nella massima libertà, e questo piano piano
l'ascolto della parola di Dio, piano piano i sacramenti e la vita in comune, vedere quello che Dio fa per mettere nella vita degli altri, fa sì che piano piano cominciamo veramente a credere che Dio c'è. Perché il problema, io non mi stufo mai di dirlo, il problema è: Dio c'è o non c'è? Se c'è, siamo già a un buon punto, perché se c'è, allora è mio interesse e anche mio dovere cercarlo nella mia vita. E se io cerco Dio, pian piano Dio si manifesta, perché se ha un progetto totale di bene per me, non vedo perché non debba aiutarmi, non certo in base ai miei criteri, certo. Ma io ho sperimentato nella mia vita che Dio c'è, e quindi diciamo io faccio ancora questo cammino, che è un cammino serio, impegnativo, sono due incontri alla sera, uno è libero di fare come vuole, non ci sono costrizioni, ma ho dei memoriali, in particolare tre, magari li accenno brevemente, che mi confermano nella fede, soprattutto quando la fede è messa a dura prova nelle vicende della mia vita, quello che vedo in giro, eccetera. Io vengo dalla campagna, fino a 20 anni ero un tipo chiuso, insomma non sapevo cosa fare della mia vita, non riuscivo a realizzarmi, eccetera, e mi sono detto, sono sempre stato diciamo uno di chiesa comunque, ecco, ma una fede naturale e una religiosità naturale, e a un certo punto ho detto: io desidero vivere un po' la fede con gli altri, vedere, perché da solo mi rendevo conto che non portava frutto, non era incarnata nella mia vita. E allora ho fatto qualche esperienza, ho fatto un corso di teologia, ho frequentato qualche volta i protestanti, ho frequentato delle coppie sposate che commentavano la parola, e a un certo punto fuori dalla mia chiesa, alla bacheca, c'era un avviso che diceva: sei insoddisfatto, vuoi incontrare il Signore, ci sono cose che non capisci nella tua vita, eccetera, che ti danno sofferenza, eccetera, vieni che Dio ti ama, eccetera. E allora ho cominciato ad andare a questi incontri, però questi incontri iniziali erano già iniziati, erano già a metà, e mi sono perso il nucleo, cioè il kerem, l'annuncio di Cristo morto e risorto, che ci dona il suo spirito se noi lo accogliamo, se noi siamo un attimo disponibili. E allora per 2 anni, anche, faccio per dire, sono stato anche contrario a questa esperienza, pur frequentandola avevo naturalmente la mia idea di cammino di fede, la mia idea di fede, eccetera. Come e tutti noi, dopo due anni, scusa? Come tutti noi. Esatto, uguale. Dopo 2 anni questa esperienza è stata fatta nel paese in cui lavoravo, l'ho ascoltata dall'inizio, questo era nell'84, e lì sono stato colpito proprio. Lì il Signore ha parlato, mi ha toccato il cuore, e da lì sono, diciamo, entrato in comunità a fare questo percorso, diciamo, abbastanza convinto. E piano piano, cosa ha fatto Dio con me in questi 40 anni? Io ho visto tre passaggi forti della mia vita. Uno, che se mi avessero detto ai 20 anni tu ti sposerai e avrai 4 figli, non ci avrei creduto neanche un po'. E invece, piano piano, attraverso le catechesi, attraverso la parola di Dio, mi è entrato nel cuore che il matrimonio è un sacramento, la vocazione è una cosa che è un progetto che Dio ha per tutti, non per tutti uguale. E io mi sono reso disponibile. Quando mi sono reso disponibile a dire: Signore, io con le donne non ho mai combinato niente, Signore, adesso penso di tu, cioè tu pensi che io, che sia il meglio per me andare a prete, sono disponibile. Io mi sono messo nella disponibilità. Dopo un anno e mezzo, esattamente un anno e mezzo, ho conosciuto mia moglie, e dopo un anno ci siamo sposati. Vedi? E ho ricevuto proprio l'annuncio che i nostri catechisti ci dicevano: guardate che i vostri nomi sono scritti in cielo, quell'uomo, quella donna te l'ha data Dio. Ed è una cosa fondamentale, perché se il matrimonio è un sacramento, è una cosa in cui c'è in mezzo Dio, e anche il fatto dell'apertura alla vita, della procreazione responsabile, cioè è una cosa che in giro non la senti da nessuna parte, invece è un grandissimo dono, cioè è un progetto di Dio di letizia, di gioia, pure in mezzo però anche al servizio, ecco, questo è uno. Poi l'altro, io dall'età di 11 anni
forse vi siete un po' accorti, ho cominciato a balbettare. Mi ricordo ancora, ero in quinta elementare, e gli altri leggevano e io ho detto adesso leggo meglio di loro. E invece ho cominciato a taroccare, ho balbettato e questo problema, non so se ci sia qualcuno che balbetti e che sia in linea, lui lo sa, è un problema che mi ha dato tantissima sofferenza. Allora dice, ma perché il Signore ha permesso questo? Perché mi ha tarpato le ali in questo modo? Lo dice il Vangelo del cieco nato, perché si possa vedere in lui l'opera di Dio. In che senso? Io ricordo ancora, appoggiato in Dio, c'è una parola che dice che se tu ti appoggi in Gesù Cristo, risorgi dalle tue morti, non parlo della morte fisica, quella è quando moriremo, ma parlo della morte ontica, quando uno diciamo ti offende, quando hai una delusione, un fallimento, quando sei lasciato, quando perdi il lavoro, è una morte ontica, nell'essere muori. La parola di Dio dice se tu ti appoggi a Gesù Cristo, il Signore ti fa risorgere da queste morti ontiche che ci attanagliano un po' tutti, la paura della morte ce l'abbiamo tutti. E io ricordo ancora, il 25 novembre dell'84, festa di Cristo Re, il Signore mi ha dato la forza di andare a leggere in chiesa. Immaginate un balbuziente che va a leggere davanti a centinaia di persone. Cioè, rischia di fare il cretino. E ho visto il Signore, che invece il Signore mi ha sospetto, e sono andato tante volte, e vado ancora a leggere adesso, tante volte in chiesa, ai funerali, al mio paese, ci vado. Ma pensate che sia un godimento per me? Per me è passare dalla morte alla vita, perché io vado in chiesa ai funerali mezz'ora prima e vado là e prego il Signore. Sono anche in pace, ma non so quello che succeda, perché passo dalla morte alla vita. Certo. E la terza e ultima cosa, io nella mia vita ho sperimentato che Dio provvede concretamente alla mia vita. Io vengo da una famiglia di contadini, di solito si è attaccate le cose, eccetera, insomma, si ha una visione, diciamo, legata alla visione che abbiamo un po' tutti, cioè la sicurezza del denaro, lo dice il Vangelo. Mi è stata portata una parola che o Dio mammona, cioè se la tua sicurezza la metti nel denaro vuol dire che credi nel denaro, invece se la metti in Dio sperimenti che lui c'è e provvede. Io ho visto nella mia vita che concretamente, parlo di cose concrete, materiali, io ho provveduto tante, 1, 2, 3, 50 volte, e pian piano, come dice il Vangelo, Matteo 5, insomma, il discorso della montagna, sì. Abbandonarsi alla provvidenza. Io ho visto questo, e anche adesso se qualcuno a me viene a dire sei tirchio, sei cattaneo, sei qua, là, pensate quello che volete, io credo fermamente che Dio provvede alla mia vita perché l'ho sperimentato, e se anche mi dite su non mi fate più di tanto, cioè, perché sono conscio perché che Dio provvede alla mia vita. Questi tre memoriali che ho appena detto sono frutto, diciamo, della predicazione, del fatto di aver ascoltato la parola, del fatto di far parte di una comunità che fa vedere l'intervento, come ha detto Don Egidio, come abbiamo sentito, fa vedere che Dio interviene nella vita degli altri, anche dei peggiori, eccetera. Dice, ma allora, ma se Dio c'è, se Dio è intervenuto in quello là che io giudicavo un pezzente, uno non buono a far nulla, eccetera, e invece l'ha trasformato, allora vuol dire che Dio c'è, e quindi diciamo, l'ho visto, e quindi sono grato al Signore per questo mezzo che mi sta dando. Allora, voglio leggere qualche altra riflessione. Va bene. Dobbiamo guardare in faccia la realtà e cercare di capire che cosa Dio ci sta chiedendo attraverso le prove della vita. Crediamolo, c'è un perché in tutte le cose. Può che non lo capiamo ancora, perché troppo distratti o troppo analfabeti nelle sacre scritture, ma un perché c'è sempre. C'è sempre una ragione superiore in ogni evento. Dio governa tutte le cose con somma sapienza e bontà, tutto ha un senso, uno scopo, e Dio ci ama sempre, in modo gratuito, anche quando lo tradiamo, come Giuda. Chinare il capo davanti al mistero di Dio è già la prova che noi ci fidiamo veramente di Lui e preferiamo la sua sapienza alla nostra. E piano piano scopriremo che Dio aveva ragione e cominceremo a comprendere tante cose che prima ci sembravano assurde o ingiuste. E alla fine tutta la realtà
ci apparirà sempre più guidata dalla sapienza e santità di Dio. E allora, fratelli, coraggio, fidiamoci fino in fondo del Signore e scopriremo che Egli è veramente un Papa buono, che ha fatto bene tutte le cose. E mi sembra il giusto compimento, conclusione a quello che tu ci dicevi, cioè Sì. al fatto che tu l'hai vissuta, hai vissuto la sua provvidenza, hai vissuto la sua sapienza, hai vissuto il suo obbedire a lui, a Dio, e tu a lui, e tu a Cristo. In questa obbedienza hai sperimentato la presenza di Dio sempre. Sì. Fidiamoci fino in fondo del Signore e scopriremo che Egli veramente è un papà. E ancora un'altra. A coloro che sono chiamati ad evangelizzare, Gesù assicura il sostegno dei prodigi che accompagneranno la loro predicazione e fa anche alcuni esempi. Nel mio nome scaccerete i demoni, smascherando i loro inganni. Parlerete lingue nuove, le lingue di tutti. Chi esclude Dio non riesce più a capire la lingua degli altri, del vicino. Chi è pieno di se stesso capisce una parola sola, la sua, e basta. Chi invece ama come Gesù comprende le lingue di tutti, dei bambini, degli anziani, perfino quella dei persecutori. Prenderete in mano serpenti velenosi senza subirne danno. Potrete anche andare nei quartieri più degradati senza essere contagiati. Imporrete le mani sui malati e questi guariranno dalle loro malattie spirituali. Allora coraggio, fratelli, l'evangelizzazione è la più bella avventura del mondo, quella che più di ogni altra può riempire il cuore di pace e di gioia. E io questa riflessione l'ho apprezzata tantissimo perché Maria Vision evangelizza quotidianamente, sempre, senza stancarsi mai, malgrado anche alle volte l'indifferenza che regna intorno alla parola di Dio, o l'analfabetismo proprio, l'assenza di conoscenza. Eppure sperimentiamo ogni giorno proprio esattamente questo che ci dice lui, che ci dice Don Egidio, cioè che i prodigi accompagneranno sempre coloro che predicano nella verità, smascherando anche gli inganni di chi invece parla solo una lingua, cioè la sua. Grazie di queste riflessioni, veramente Gelmino, le ho apprezzate, le ho gradite e le sto facendo mie. Grazie di cuore. Va bene. Sì, anch'io, guarda, se posso dire una parola su quest'ultima, Sì, certo. anch'io ho sofferto anche di dubbi, di fede, di scrupoli, di ossessioni, ecco. E quello che mi ha aiutato è appunto che passando alla fede, cioè passando alla fede, ho visto che tanti di questi dubbi che penso abbiamo tutti, insomma, anche se siamo nella Chiesa, ma soprattutto anche quelle che si avvicinano alla Chiesa, diciamo, da poco così, perché se Sì. guardiamo alla realtà del mondo, sì, ho capito, Dio c'è, ma come mai permette questo, come mai permette quest'altro? Io ho visto che appoggiandomi in Dio, il Signore mi ha dato uno spirito per credere che Lui è Kyrios, cioè Signore, è padrone di tutte le situazioni. Io non so come mai, ma se ho visto nella mia vita che mi ha dato uno spirito per appunto per fare quelle esperienze, quelle opere che non vengono da me. Quello che ho appena detto, Dio c'è e c'è anche per gli altri, c'è per il mondo intero perché Dio è Dio. E io no, io non sono Dio. E quindi posso dire che mi ha aiutato tantissimo anche a entrare piano piano, gradatamente, nella pace riguardo a dubbi, eccetera. Quindi sono molto contento perché Dio sto sperimentando che mi vuole bene, come ha detto Don Egidio. Grazie Gelmino, grazie per essere stati con noi. Io invito, tra le altre cose, approfitto di questo momento, tutti i telespettatori che vogliono dare testimonianza di vita, questa è una testimonianza di vita, è una persona come me, come voi, Gelmino, che ha voluto parteciparci la sua grande gratitudine a questo sacerdote e da cui dipende anche gran parte della sua conversione, del suo cammino di fede. Chiunque
voglia fare un'esperienza del genere, voglia, nel senso che voglia trasferirla attraverso la mediaticità di Mediavision, può scriverci. Noi abbiamo creato un'email apposta, voi siete gli amici di Maria Vision, per cui l'abbiamo chiamata amicimariavision@gmail.com. Vi prego di scrivermi, io sono Sabina Praschi, fatelo e daremo spazio alle testimonianze di vita. Intanto grazie a Gelmino, un buon Grazie. proseguimento di giornata. Pace a voi, grazie, grazie. Ciao Gelmino. E Ciao. a voi tutti vi auguro un buon proseguimento di programmi su Maria Visione e vi do appuntamento a lunedì prossimo.